chi non ha la possibilità, chi non ha il reddito, questi 300 euro per tutti. Queste sono le nostre proposte di legge, proposte di legge serie, concrete. Perché i soldi ci sono, no? E vanno incontro che non hanno, che non hanno né reddito o sono stati licenziati. La posizione di Equitalia. Equitalia è una organizzazione. Li chiamiamo per fare, chiamiamo tre volte per fare i lavori. Il 50% di quei poveri cittadini che non sono giusti a pagare il prezzo. Guarda, allora, ti puoi iscrivere al meetup e noi solitamente siamo giovedì, sì, venerdì a questo meridionale e poi il sabato rodiamo. No, semplicemente noi siamo qui, cerchiamo di convincere anche le altre persone a informarsi, a partecipare. Uno perché io se non ho perso, io però per mia madre che era la nostra giornata, intelligente, che studiamo. La campagna elettorale sta diventando sempre più cauta. Siamo al fatidico 31 maggio, intensifichiamo i gazebo, le riunioni, incontri con i cittadini, abbiamo tanto da dire, muoviamoci, imbocchiamoci le maniche. Cittadini, i recenti provvedimenti del governo Renzi in materia di riforma del mercato del lavoro hanno fatto troppo, troppo lenti, la casa di un'organizzazione azione. La realtà è diversa, gli altri giorni sono state soltanto 13.000. Motivo è presto detto, una pressione fiscale troppo elevata che rasenta il 50% e un potere di acquisto di salari, stipendi e pensioni troppo basso non consentirà mai la ripresa di questa economia, non è possibile con questi presupposti. Anche inoltre che sono state varate altre misure con tagli alla spesa pubblica sanitaria, tagli alla spesa pubblica nei confronti delle città metropolitane dei comuni che hanno provocato l'aumento delle imposte locali, hanno provocato l'aumento sì, domani sera. Fino all'ora e mezza. Tinuzza! Cari cittadini, la crescita esponenziale degli interessi sul debito pubblico
su base annua. Attenzione. L'ho visto. Si sta spostando il furgoncino dell'Avis. Hanno avvirato davanti i bambini. Il nostro mega megafonista è instancabile, Vittorio. Non lo ferma nessuno. Tina, hai visto il nostro mega megafonista? E guarda, è imperterrito. Io non ti adorizzo. Però un passo di prezzi molto più di dignità, se non metti neanche la sanzione di interesse, la gente che non fa la sanzione di interesse a pagare le volte. Reddito di cittadinanza. La minima maggiorazione da 7 anni, se no infatti abbiamo proposto una moratoria, e soprattutto abbiamo fatto già passare in tribunale, in Parlamento un emendamento all'ultima legislatura che compensa i 3 miliardi con l'amministrazione, con i debiti con lo stesso soggetto l'amministrazione. Questa è una battaglia che tutti i partiti si sono riuniti d'accordo, ma che grazie ai nostri voti è passata l'ultima legge di stabilità. Allora queste sono quelle piccole grandi vittorie che vanno comunicate e spesso e volentieri magari uno pensa di non avere diritto e invece ha diritto. Materia di riforma del mercato del lavoro, avevamo fatto flop. Noi l'abbiamo già presentato la proposta di legge, però non ce l'ha avuto. No, ma è finalizzato il lavoro, non è che era l'attività che lo percepisce. I bambini sono presto detti. Cioè, in questi 3 anni tu hai diritto a percepire 80 euro al mese. Bravo, se tu rifiuti il job di questi 3 anni ci sono stati sulla lista. Ed è un circolo virtuoso, non vizioso, perché così facendo. Se tutti abbiamo maggiore disponibilità reddituale avremo più propensione al consumo, così facendo le commesse delle aziende aumentano e le aziende che vendono assumono perché hanno necessità. Questo è un sistema che attiva un circolo virtuoso. Perché non lo vogliono? Perché così facendo noi andremo a spezzare definitivamente uno la possibilità per la mala vita di diciamo così fare il servizio. Nei confronti delle città metropolitane e dei comuni c'è stato un aumento delle risorse locali. A costo di un aumento dell'IVA di qualche punto sono stati eliminati gli sgravi e le agevolazioni. Ma sabato siamo coperti per tutti.